Capitolo 23. Nel campo giochi. Jack uscì sotto il porticato. Si chiuse la cerniera lampo fin sotto il mento, strizzando gli occhi nell'aria luminosa. Nella mano sinistra aveva un paio di cesoie azionate a batteria. Con la destra cavò dalla tasca posteriore dei calzoni un fazzoletto pulito, se lo passò sulle labbra e tornò a infilarselo in tasca. Neve, avevano detto alla radio. Era difficile crederlo, anche se vedeva le nubi che si andavano accumulando lontano, lungo la linea dell'orizzonte. Si avviò lungo il sentiero che portava al giardino ornamentale, passandosi le cesoie nell'altra mano. Non sarebbe stato un lavoro lungo, pensò. Sarebbe bastato un piccolo ritocco. Senza dubbio il freddo della notte aveva rallentato la crescita. Le orecchie del coniglio apparevano un tantino troppo pelose e su due zampe del cane erano cresciuti soffici speroni verdi, ma i leoni e il bisonte sembravano in perfetta forma. Una spuntatina avrebbe sistemato il tutto e poi cadesse pure la neve. Il vialetto di cemento si interrompeva di colpo come un trampolino per i tuffi. Jack superò il bordo e proseguì lungo la piscina vuota fino al sentierino coperto di ghiaia che serpeggiava tra le siepi scolpite e immetteva nel campo giochi. Si accostò al coniglio e premette il bottone sul manico delle cesoie che presero a ronzare sommesse. «Ciao, messer coniglio!» disse Jack. «Come va oggi? Una spuntatina sulla testa e togliamo i peli in più che ti sono cresciuti nelle orecchie?» «Benone, di, la sai quella del commesso viaggiatore della vecchia signora col barboncino?» La sua voce gli suonava innaturale e sciocca alle orecchie, e tacque. Certo che quelle siepi a foggia di animale non erano proprio di suo gusto. Gli era sempre sembrata una cosa innaturale potare e torturare una povera vecchia siepe per farla assumere l'aspetto di qualcosa che non era affatto. Lungo una delle strade maestre del Vermont c'era una siepe tagliata a forma di cartellone pubblicitario. Una cosa semplicemente grottesca. «Non ti hanno assunto per fare della filosofia, Torrance!» Ah, era vero. Come era vero. Potò lungo le orecchie del coniglio, accumulando sull'erba un mucchietto di rami e di fuscelli. Le cesoie ronzavano con quel basso suono metallico un po' sgradevole, che si direbbe sia la caratteristica costante degli apparecchi azionati a batteria. Il sole era splendente, ma non irradiava alcun tepore, e adesso non si stentava a credere che stesse per sopraggiungere la neve. Lavorando in fretta, sapendo che soffermarsi a pensare quando si svolgeva un lavoro di quel tipo comportava di regola qualche errore, Jack diede una ripassatina alla faccia del coniglio. Vista così da vicino non sembrava per niente una faccia, ma sapeva che a una distanza di 20 passi o giù di lì il gioco di luce e ombra sarebbe sembrato suggerirne una, oltre, ben inteso, alla fantasia di chi stava a osservare. E poi fece scorrere le cesoie lungo il ventre dell'animale. Fatto ciò, spense le cesoie, si incamminò in direzione del campo giochi, poi si girò di scatto per avere una visuale completa del coniglio. Sì, sembrava perfettamente a posto. Adesso si sarebbe occupato del cane. «Però, se l'albergo fosse mio, vi abbatterei tutti quanti, maledetto branco di bestiacce!» E l'avrebbe fatto davvero, sostituendoli con una mezza dozzina di tavolini metallici protetti da ombrelloni multicolori. La gente avrebbe potuto prendere l'aperitivo sul prato dell'Overlook sotto il sole d'estate. Solo Jean, Fitz e Margarita e Pink Lady e tutte quelle deliziose bevande care ai turisti. Un rum and tonic, magari. Jack tirò fuori il fazzoletto dalla tasca posteriore dei calzoni e se lo passò lentamente sulle labbra. «Su, su!» disse, sottovoce. Non era proprio il caso di pensare a cose del genere. Stava per tornare sui suoi passi, ma poi un impulso imprecisato gli fece cambiare idea e prese a scendere verso il campo giochi. Era buffo pensare a quanto poco si conoscessero i bambini. Lui e Wendy si erano aspettati che Danny si innamorasse del campo giochi. C'era proprio tutto quello che un bimbo poteva desiderare, ma Jack era convinto che il bambino ci si fosse recato 6 o 7 volte al massimo. Forse, se ci fosse stato un altro bambino con cui giocare, sarebbe stato diverso. Il cancello cigolò appena quando lo varcò, poi udì lo scricchiolio della ghiaia sotto i suoi piedi. Andò per prima cosa alla casa delle bambole, il perfetto modellino in miniatura dell'Overlook. Gli arrivava poco più su della vita, più o meno l'altezza di Danny quando era ritto in piedi. Jack si ingobbì a sbirciare dentro le finestre del terzo piano. «Il gigante è venuto a divorarvi tutti nei vostri letti!» disse con voce cavernosa. «A dire arrivederci con un bacetto alle vostre 3 stellette da categoria lusso!»
Ma nemmeno questo suonava divertente. La casa si poteva aprire dividendola in due, tutto qui. Si apriva su un cardine nascosto. L'interno era una delusione. Le pareti erano dipinte, ma per il resto appariva più o meno vuota. Naturalmente era così che doveva essere, si disse Jack, altrimenti come avrebbero fatto i bambini a entrarci? I mobili in miniatura, che certo dovevano arredare la casetta d'estate, erano spariti, con tutta probabilità messi al riparo nel capanno degli attrezzi. Chiuse la casetta e udì il lieve scatto della serratura che tornava al suo posto. Si portò accanto allo scivolo, posò le cesoie e, dopo essersi guardato alle spalle in direzione del viale d'accesso per assicurarsi che Wendy e Danny non fossero ancora tornati, si arrampicò in cima e si pose a sedere. Era lo scivolo per i ragazzini già grandi, ma le dimensioni erano comunque scomodamente anguste per il suo sedere da adulto. Quanto tempo era passato dall'ultima volta che si era issato su uno scivolo? 20 anni? Ricordò che il suo vecchio lo portava al Berlin, al parco, quando aveva l'età di Danny, e lui aveva provato tutta la serie dei giochi. Scivolo, altalene, dondoli, tutto insomma. Lui e il vecchio si mangiavano una salsiccia e dopo compravano le noccioline dall'uomo del carrettino. Si sedevano su una panchina a mangiarle e bruni stormi di colombi si posavano attorno ai loro piedi. «Maledetti uccellacci mangiagufo!» diceva il suo papà. «Non dargli niente, Jackie!» Ma poi finivano tutti e due col dargli da mangiare, ridacchiando per il modo avido col quale rincorrevano le noccioline. Jack non credeva che il vecchio avesse mai portato al parco i suoi fratelli. Jack era stato il suo prediletto, ma ciò non toglie che anche lui si fosse beccato la sua dose di botte quando il vecchio era ubriaco, il che accadeva tutt'altro che di rado. Ma Jack l'aveva amato finché ne era stato capace, un bel po' dopo che il resto della famiglia non poteva fare altro che odiarlo e temerlo. Si diede una spinta con le mani e scivolò fino in fondo. Ma il percorso non fu soddisfacente. Lo scivolo, non usato da tempo, provocava un attrito eccessivo, onde non era possibile assumere la velocità adeguata. E poi il suo sedere era davvero troppo grosso. I suoi piedi d'adulto urtarono nel lieve incavo dove migliaia di piedi di bambini erano atterrati prima di lui. Si rialzò, si spolverò il fondo dei calzoni e diede un'occhiata alle cesoie. Ma anziché tornare al lavoro, si accostò alle altalene, che si rivelarono anch'esse una delusione. Le catene si erano già arrugginite da che l'albergo era stato chiuso e cigolavano come creature in pena. Jack si ripromise di oliarle in primavera. «Sarebbe meglio che la piantassi», si consigliò. «Non sei più un bambino e non hai bisogno di questo posto per dimostrarlo». Ma proseguì alla volta degli anelli di cemento, che erano troppo piccoli per lui, sicché li trascurò, e poi verso la recinzione che segnava la fine del parco. Si aggrappò con le dita alle maglie metalliche e sbirciò oltre la rete, col sole che gli disegnava linee d'ombra incrociate sul viso come un prigioniero dietro le sbarre. Riconobbe lui stesso l'analogia e scosse la rete. Assunse un'espressione tormentata e bisbigliò: «Fatemi uscire di qui! Fatemi uscire!» Fu allora che udì il rumore alle sue spalle. Si volse di scatto, aggrottando la fronte, imbarazzato, chiedendosi se qualcuno per caso lo avesse visto giocherellare lì sotto quel paese dei balocchi. Ogni cosa appariva come prima. E allora, perché aveva cominciato a venirgli la pelle d'oca al volto e alle mani e perché i capelli sulla nuca avevano preso a rizzarsi come se là dietro la carne si fosse improvvisamente tesa? Tornò a strizzare gli occhi in direzione dell'albergo, ma non ottenne risposta alcuna. L'albergo se ne stava laggiù, le finestre buie, un filo esile di fumo che saliva alla voluta del comignolo, proveniente dal fuoco al centro del caminetto dell'atrio. «Lazzarone, sarà meglio che ti dia da fare, altrimenti quelli torneranno e si chiederanno che cosa diavolo hai fatto tutto questo tempo». Sicuro, darsi da fare, perché stava per nevicare e lui doveva potare quelle maledette siepi. Faceva parte del contratto e poi non avrebbero usato... Chi non avrebbe? Cosa non avrebbero? Osato fare cosa? Si rimise in cammino in direzione delle cesoie ai piedi dello scivolo dei ragazzi grandi e il rumore dei suoi passi che rimbombavano sul pietrisco gli parve stranamente sonoro. Adesso aveva cominciato a venirgli la pelle d'oca anche sui coglioni e si sentiva le natiche dure e pesanti, come pietra. «Gesù, che cosa succede?» Si arrestò accanto alle cesoie, ma non fece neppure il gesto di raccoglierle. Sì, c'era qualcosa di diverso nel giardino ornamentale. Ed era così semplice, così facile da vedere, che semplicemente non riusciva a notarlo. «Avanti», si rimproverò, «hai appena potato quello schifoso coniglio, per cui cosa vuoi?» Ecco,
Che cosa? Gli si mozzò il fiato in gola. Il coniglio adesso era a quattro zampe, intento a brucare l'erba. Il ventre sfiorava il terreno, ma meno di 10 minuti prima era ritto sulle zampe posteriori. Certo che era così, gli aveva spuntato le orecchie e anche il ventre. Il suo sguardo saettò in direzione del cane. Quando aveva disceso al sentiero, se ne stava in posizione seduta, come a implorare un biscotto. Adesso era accucciato, la testa piegata di lato, il cuneo potato della bocca che sembrava ringhiare senza mettere suono alcuno. E i leoni... Oh no, ragazzi, oh no, non così. I leoni si erano avvicinati al sentiero. I due sulla destra avevano cambiato leggermente posizione, si erano accostati un po' di più l'uno all'altro e adesso la coda di quello sulla sinistra sporgeva quasi sul sentiero. Quando li aveva sorpassati e aveva varcato il cancello, quel leone si trovava sulla destra e Jack era sicurissimo che tenesse la coda arrotolata intorno al corpo. Non avevano più l'aria di proteggere il sentiero, lo bloccavano. Jack si coprì gli occhi di scatto con la mano, poi la staccò. La scena non era cambiata. Gli sfuggì un sospiro roco, troppo sommesso per essere un gemito. Al tempo in cui beveva aveva sempre avuto paura che accadesse qualcosa del genere, ma quando uno beveva molto lo chiamavano delirium tremens, il buon vecchio re Emiliano in Giorni Perduti che vedeva il pipistrello e il topo uscire dal muro. Come si poteva chiamarlo quando si era sobri e lucidi? La domanda avrebbe dovuto essere retorica, ma mentalmente Jack fornì la risposta: la chiami pazzia comunque. Fissando con gli occhi sgranati le siepi a forma di animali, si rese conto che qualcosa era davvero cambiato mentre si copriva gli occhi con la mano. Il cane si era fatto più vicino, non più accucciato. Pareva aver assunto la posizione tipica della corsa, i fianchi flessi, una zampa anteriore protesa in avanti, l'altra all'indietro. La bocca intagliata nel verde era spalancata e i ramoscelli sfrondati che simulavano le zanne avevano un aspetto acuminato e perverso. E ora Jack si immaginò di scorgere anche un lieve baluginio di occhi nella verzura, che lo fissavano. «Perché mai bisognerebbe potarli?» pensò istericamente. «Sono perfetti!» Un altro lieve rumore riportò lo sguardo sui leoni e con moto istintivo retrò di un passo. Uno dei due sulla destra sembrava essere strisciato lentamente un po' più avanti dell'altro. Teneva il capo abbassato. Una zampa aveva coperto quasi tutta la distanza che lo separava dal basso steccato. Buon Dio! E poi? Cosa sarebbe successo? Poi spicca un balzo e fa di te un solo boccone come si legge in certe brutte fiabe. La ghiaia scricchiolò sul sentiero. Jack volse bruscamente il capo a guardare il cane e il cane era a mezza strada sul vialetto, appena alle spalle dei leoni ora, la bocca spalancata e sbadigliante. Prima era stato soltanto una siepe potata nella forma generica di un cane, qualcosa che perdeva ogni carattere preciso se ti avvicinavi troppo, ma ora Jack si avvide che era stato potato in modo da assumere la sagoma di un pastore tedesco e i pastori tedeschi possono essere feroci. Si potevano addestrare i pastori tedeschi a uccidere. Un basso rumore frusciante. Ora il leone sulla sinistra era avanzato fino allo steccato, col muso sfiorava le assi. Pareva che gli ridesse in faccia. Jack arretrò di altri due passi. Il capo gli pulsava da impazzire e avvertiva in gola il rantolo secco del suo respiro. Adesso si era mosso il bisonte, descrivendo un semicerchio sulla destra, dietro e attorno al coniglio. La testa era china, le corna di verzura puntate contro di lui. Ahimè. Non si poteva tenerli d'occhio tutti, non tutti assieme. Jack emise un suono lamentoso, inconsapevole nella serrata concentrazione di emettere comunque un suono qualsiasi. Faceva saettare lo sguardo da una creatura vegetale all'altra, cercando di vederle muoversi. Il vento soffiava, provocando un avido suono scricchiolante tra i rami fittamente intrecciati. Che tipo di rumore ci sarebbe stato se gli fossero piombati addosso? Ma naturalmente lo sapeva. Un rumore schioccante, lacerante, squarciante sarebbe stato... No, 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 non ci crederò assolutamente! Si premette le mani sugli occhi, tirandosi i capelli, percuotendosi la fronte, le tempie pulsanti. E rimase così, a lungo, col terrore che gli montava dentro. Finché non riuscì più a sopportarlo e con un grido staccò le mani dal viso. Nei pressi del campetto di golf il cane se ne stava seduto, come implorare un avanzo di cibo. Il bisonte era tornato a fissare con scarso interesse il campo di rock, come quando Jack era sceso con le cesoie in mano.
Il coniglio era ritto sulle zampe posteriori, le orecchie tese a captare il minimo suono, mettendo in mostra il ventre potato di fresco. I leoni, radicati nel terreno, se ne stavano accanto al viottolo. Jack rimase a lungo immobile, il respiro roco in gola che finalmente rallentava. Si frugò in tasca in cerca delle sigarette e ne fece cadere 4 dal pacchetto sulla ghiaia. Si chinò a raccoglierle, frugando, annaspando, senza mai distogliere lo sguardo dal giardino ornamentale per timore che gli animali si mettessero in movimento. Raccolse le sigarette, ne ricacciò 3 alla bene meglio nel pacchetto e accese la 4ª. Dopo averne aspirato 2 lunghe boccate, la lasciò cadere a terra e la schiacciò col piede. Si avvicinò alle cesoie e le raccolse. «Sono molto stanco», disse. E ora gli parve che parlare ad alta voce fosse una cosa assolutamente normale. Non gli sembrava per niente folle. Ne ho passate un po' troppe, le vespe, la commedia, Al che mi telefona con quel tono, ma va tutto bene. Si accinse a risalire a lenti passi verso l'albergo. Una parte della sua mente lo stuzzicava malignamente. Tentava di convincerlo a compiere una deviazione attorno alle siepi tagliate in forma di animali, ma lui risalì direttamente il viottolo di ghiaia, passando tra loro. Un lieve alito di vento le faceva frusciare. Ecco tutto. Si era immaginato ogni cosa, da cima a fondo. Si era beccato uno spavento del diavolo, ma adesso era passato. Indugiò nella cucina dell'Overlook a ingoiare 2 compresse di Excedrin. Poi scese da basso a sfogliare carte finché udì il rombo attutito del furgoncino dell'albergo che imboccava il viale d'accesso. Salì il loro incontro. Si sentiva benissimo. Non vedeva che motivo ci fosse di accennare alla sua allucinazione. Si era preso quello spavento d'inferno, ma adesso era passato.